febbraio è il giorno della Madonna di Lourdes, è anche la giornata dell'ammalato. Lourdes è il santuario del mondo in cui convergono più ammalati e ci sono state anche più guarigioni per intercessione della Madonna. Ecco che la Chiesa ha stabilito questa giornata specifica per sensibilizzare l'attenzione nei confronti degli ammalati. Abbiamo a Matera gli amici della grotta di Questa Lourdes. associazione nasce 12 anni fa per volontà mia e di altre persone. Venivamo da altre esperienze e poi ci siamo dedicati totalmente al santuario di Lourdes dove abbiamo prestato servizio e siamo diventati, con Cosimo, il vicepresidente della nostra associazione, ospitalier di Nostra Signora di Lourdes, quindi del santuario di Lourdes e guide ufficiali di lingua italiana per il santuario di Lourdes. Però volevamo portare l'esperienza del volontariato nelle nostre case, tra i nostri amici e ci siamo detti con Cosimo perché non creare qualcosa per poter vivere, diciamo, questa esperienza insieme alle persone ammalate, le persone che hanno bisogno anche nella nostra città. Così è nata insieme poi ad altri amici questa piccolissima realtà che ritengo molto bella. E quali attività fate per gli ammalati? Immagino l'11 febbraio ci sarà certamente qualcosa. Noi da sempre abbiamo vissuto questa giornata nella parrocchia di San Giacomo, ma per la prima volta, per volontà di Don Biagio, avendo invitato anche l'Unità Alsi di Matera, vivremo questa giornata di preghiera insieme qui. E poi ci saranno anche altre attività durante l'anno che portate avanti. Sì, noi diciamo che siamo aperti tutti i giorni come associazione. Che cosa vuol dire? Aperti a qualsiasi bisogno dei nostri soci, ma anche di chi ha bisogno. Quindi siamo stati bloccati in questi 2 anni di pandemia, però per dire, noi prima portavamo la Madonnina Pellegrina a casa degli ammalati, dopo il Covid ci incontriamo qui ogni lunedì dove diciamo il rosario, poi questa Madonnina va a far compagnia a casa di un ammalato o di chi ha bisogno di questa vicinanza. Noi abbiamo avuto in dono dal santuario un pezzo piccolo della pietra della Della grotta grotta di di Lourdes. Lourdes, quindi è originale, ci sono le attestazioni che dicono questa cosa qui. Quindi vuol dire nella preghiera, ma anche nelle altre attività. Per dire, a Capodanno abbiamo vissuto un momento di amicizia con le persone che potevano rimanere sole a casa, siamo stati insieme con loro. Ma ci sono altre attività, pellegrinaggi non solo a Lourdes. Siamo legati molto alla piccola Lourdes di Cava di Tirreni, San Gabriele della Dolorata, Loreto, Padre Pio. Abbiamo queste esperienze di spiritualità con catechesi, con Don Biagio nei vari santuari mariani della nostra regione. Quindi facciamo tutte queste cose È per una stare bella insieme. realtà che unisce quante persone. Noi abbiamo 100-150 soci. E passiamo un attimino a qualcun altro dei soci. Ci raccontate magari di qualche bella esperienza di viaggio a Lourdes che avete vissuto? Da ammalato, anche vivere il viaggio a Lourdes non è semplice, specie con pullman, partire, affrontare il viaggio 2 giorni non è facile, però l'ammalato lo fa veramente con gioia. Anche solo perché sa che deve cioè, rincontrare la Madonna e ritornare di lì più, diciamo, pieni di gioia, di felicità. E questo Lourdes, questo l'incontro con Maria, questo è l'incontro, questo è che ci fa. Oh, in seguito a un'esperienza negativa avuta con un sacerdote, sinceramente mi ero un po' allontanato dalla Chiesa. In seguito ho avuto modo di conoscere il presidente Eligio, ci ha uniti una forte amicizia e mi ha invitato ad frequentare l'associazione. Dopo un po' di restio sono venuto e sono rimasto molto contento nel vedere il clima di amicizia e anche di amore fraterno tra i partecipanti. All'inizio Eligio mi aveva proposto di partecipare al pellegrinaggio a Lourdes, però io ancora non ero pronto, non mi sentivo portato ad affrontare un'esperienza di genere. Al terzo anno sono stato personalmente io e ho detto: Eligio, quest'anno io sono pronto. E così è stato, sono andato a Lourdes dopo un lungo viaggio faticoso e sono rimasto colpito nel vedere quella scia di persone ammalate che non mi sembravano ammalate. Anzi, loro mi hanno dato forza, coraggio, mi rendono felice perché nel loro sguardo
io vedevo brillantezza, luce intensa, gioia infinita. A me sembrava che erano loro che davano conforto a me. Quindi sono rimasto molto entusiasta di tutto ciò. Tant'è vero che un pomeriggio mi sono, a un certo punto, sentito il bisogno di andare a pregare da solo alla cappella della donazione. Non conoscendo bene Lourdes, avevo sbagliato strada. Ho incontrato un amico che lavora lì a Lourdes, il quale mi ha detto: "Leo, guarda che stai sbagliando direzione e d'altra parte adesso ti accompagno io". Sono stato in quella chiesa, ho pregato, ho pianto e mi ha dato tanta gioia infinita. Oggi, ancora, tuttora, sono emozionato quando ne parlo di questa mia esperienza personale, che purtroppo il Covid non ci ha permesso di poter ripetere l'anno scorso. Quest'anno, il 2022, che si è potuto andare, non ho potuto partecipare per venuti in famiglia, però in quest'anno che verrà sarò il primo a partire. Fare testimonianza del, diciamo, come ammalato. L'ammalato a Lourdes non è un ammalato, perché l'ammalato è uno uguale, uno come tutti quanti, insomma, non ha diversità, in quanto Lourdes non ha barriere. Quanti dicono: perché voi avete quel sorriso, quella spensieratezza? È perché, diciamo, noi viviamo, diciamo, anche solo lì, uguali come tutti quanti. A Lourdes nel 2015, quando sono stata per la prima volta in pellegrinaggio, inizialmente si va per curiosità. I primi giorni effettivamente non riuscivo a sentire, mi chiedevo perché stavo lì, fino a che qualche giorno prima del ritorno è successo che, stando davanti alla grotta di Lourdes, della Madonna, ho iniziato a piangere, perché comunque sentivo proprio l'abbandono che avevi dato venendo, diciamo, ritornando a casa, ed è stata un'esperienza veramente bella. Poi dopo qualche mese mi sono chiesta perché è successo tutto questo. Perché purtroppo mio marito ha avuto un infarto, è stato malissimo e ho pregato tanto, pregando nella rianimazione, dove lì non si poteva comunque portare nulla. Io sono entrata con una piccola bottiglietta d'acqua di Lourdes e bagnavo le labbra di mio marito, ma pregando tanto, quindi bagnavo sempre la tazza, gliela passavo sulla fronte, gliela passavo sul cuore. Dopo qualche giorno ebbi la felice notizia che si stava riprendendo, così è stato. Sono ritornata con lui dopo qualche giorno, quindi il tempo di rientrare da Lourdes e ripartire dopo 3 giorni. Quindi siamo stati insieme poi a Lourdes per una settimana. È stata un'esperienza veramente bella, ma anche per lui, non solo per me, che l'avevo già vissuta qualche giorno prima. Lourdes è sempre bella, un'esperienza sempre spirituale grande, e gli amici della grotta di Lourdes, vediamo alle nostre spalle proprio la grotta di Lourdes, hanno l'intento, proprio nei fini dell'associazione, di riportare Lourdes a Matera con la vicinanza agli ammalati, ma anche con la realizzazione di una piccola Lourdes. Proprio questo legame che abbiamo verso la grotta di Lourdes lì a Lourdes, ma poi anche per questo legame che abbiamo per la piccola Lourdes a Cava di Tirreni, noi come consiglio direttivo avevamo deciso di riprodurre la grotta qui a Matera. Poi, grazie a Don Biagio, abbiamo avuto la possibilità di trovare anche il sito proprio a fianco alla parrocchia, dove tra qualche mese inizieremo i lavori per la riproduzione di questa grotta di Lourdes qui a Matera. Per quale motivo lo facciamo? Lo facciamo per le tante persone che non potranno recarsi a Lourdes, ma anche per momenti nostri di bisogno di preghiera. Offriremo alla città questo luogo di preghiera per poter, ecco, ricordare Lourdes pur restando qui a Matera. Molto bene, grazie della vostra bella testimonianza. C'è un messaggio che volete lasciare alla diocesi? Di riprovare questa esperienza a Lourdes, lo auguriamo davvero a tutti, perché, come mi piace dire a me, lì Lourdes è un piccolo pezzo di paradiso sulla terra. Grazie ancora e grazie della visione a voi, amici di Lotus che ci seguite.